sovrani delle tre dinastie cinesi, secondo il Chu Qing, e gli annali su bambù erano figli del cielo e avevano diritto al trono, solo finché il cielo elargisse loro il Ming, l'investitura, il mandato frutto dei meriti di un grande antenato, la cui nascita era miracolosa in quanto dovuta ad un diretto intervento celeste. I re figli del cielo, in senso metaforico, erano dunque i discendenti di un figlio del cielo in senso effettivo. In particolare, Tang, il vittorioso, fondatore della dinastia Regia, discendeva da Xie, generato dal cielo e da una madre vergine. È solo un esempio delle molte narrazioni affini che costituiscono la materia di questo libro. Ed è quel complesso di manifestazioni che sempre si ritrovano alla radice di moltissime concezioni religiosi. Il mito del figlio del cielo, a volte dell'abisso, nato secondo modalità che contraddicono l'esperienza del parto umano. Il più delle volte da una vergine, ma spesso uscito senza nascite antropomorfe, da grotte, rocce, alberi, fiori, frutti, acque, oppure inspiegabilmente semplicemente apparso. Il mitema sul quale cresce e si articola l'edificio di tutte le religioni è infatti quello dell'apparizione. Un'indagine sulle problematiche delle credenze di ogni parte del mondo dovrà pertanto tentare di dare risposta a una serie di domande corollarie. Cosa si intende per religione? E se questa ha un fondamento in mitema, quali ne sono le caratteristiche? E ancora, qual è il rapporto tra la religiosità e quello che si è soliti designare senso o sentimento del sanctum? La breve premessa e le domande valgano a giustificare il titolo che in questa come nelle precedenti edizioni ho dato all'opera, la quale ha per oggetto l'apparizione in versione soprattutto monoteistica, ripetutamente promessa e a volte data per avvenuta. E più volte il monoteismo si è decisamente imposto, in maniera clamorosa e con cospicui rivolgimenti sociali durante la XVI dinastia egizia, a opera del faraone Akhenaton. Ma forse anche prima, tra gli ebrei, Yahweh e Aton sono monodei. Una tradizione antica, dunque, ma che ovviamente ebbe numerosi precedenti nel Neolitico, divinità zoomorfe e dee madri. E siccome i racconti mitici sono assai più antichi e tutti si incentrano sull'apparizione o rivelazione, mi sembra giustificato far risalire l'idea del figlio del cielo all'origine stessa delle religioni, che è di epoca neolitica. Fissare la data precisa della genesi dei natali è ovviamente impossibile. Tutto quello che se ne può dire è che essa si perde ormai nella notte dei tempi. Ma la Genesi, stando l'Antico Testamento, ha avuto luogo qualcosa come 6.000 anni fa, opera di un Dio unico e universale. Quasi altrettanti ne ha dunque il Natale. Il Dio, dell'Antico Testamento, si rivelava in proprio personalmente. Era comunque un noi, come risulta dall'episodio della Torre di Babele. Yahweh scese a guardare la città e la torre che i figli dell'uomo erano confinati a costruire. Sono un unico popolo. Con la stessa lingua, disse Yahweh. Questo l'hanno ideato tra loro e giunge in su finché non esista limite di confine a ciò che toccheranno. Tra noi scendiamo, confondiamo la loro lingua finché ciascuno sia stolto per l'amico. Da là, Yahweh li disperde nell'immensa faccia della terra. La città diviene sconfinata. Per questo chiamarono il luogo Babel. Ivi le loro lingue furono confuse da Yahweh. Da lì, dispersi da Yahweh, giunsero ai confini della terra. Ho seguito la traduzione dell'ebraico di David Rosenberg. Per i mitologi greci, Urano fu il cielo nel suo stato primigenio. Secondo Esiodo, suo figlio Cronos, tempo, cominciò a dargli ordine, funzione proseguita dai suoi nipoti Zeus, Poseidone e Hades. Che i greci credessero o meno nella loro realtà è un problema che affronterò più avanti nel paragrafo intitolato Perché si crede. Nella cosmogonia esiodea, che qui serve da riferimento elettivo, il primo dio è Eros, motore delle nascite e dunque della proliferazione, della perdurare della collettività. Secondo una tradizione diversa da quella esiodea, il primo dio momentaneo, una incerta presenza, un'imprecisa manifestazione, fu Fanes, colui che appare e fa apparire.
Va tenuto presente che i greci si servivano alternativamente delle parole Theos, Theon, Toteion, il divino, o Daimon, To Daimou, all'interno della stessa frase. Essenziale comunque è la differenza tra Eros, concepito appunto come un dio, e Phanes. Questo non aveva una funzione specifica e neppure una fisionomia. Appariva improvvisamente come una luce, rendendo visibili le cose che erano avvolte nell'oscurità primordiale. Stando alle tradizioni orfiche, cioè i numerosi testi attribuiti a Orfeo, Cronos, il tempo, avrebbe generato l'etere e il caos, abisso senza limiti, all'interno del quale mise un uovo da cui sorse un essere misterioso, figlio dell'etere, appunto Phanes, ovvero protogeno, il primigenio. In una seconda fase, Phanes, congiungendosi con la notte, dà origine alle entità cosmiche e a numerose divinità, e soprattutto a Zeus e ai suoi figli. In una terza fase, Zeus divora Phanes, il mondo e tutti gli dei, divenendo egli stesso Phanes in una nuova forma. In una quarta fase, Zeus Phanes consegna lo scettro a Dioniso, il figlio avuto da sua figlia Persefone. Dioniso bambino viene ucciso dai titani. Zeus lo fa rinascere e folgora i suoi uccisori. L'umanità attuale vede la luce nel contesto di questi conflitti. Se vogliamo tradurre questi pur trasparenti simboli in una terminologia di più immediata comprensione, possiamo vedere nel Phanes appunto l'apparso, cioè la parola originaria proprio perché non ha origine. Zeus risulta allora il momento razionale e discorsivo che ingloba l'apparso, continuando ad esserne il portatore. È evidente a prima vista che questa cosmogonia corrisponde alla fase di transizione da una visione mitica non particolareggiata, se vogliamo informe o magari inconscia, all'invenzione degli dei e dunque delle religioni. Forse, corrispondente a quella in cui si è verificato il passaggio dall'itinerata paleolitica allo stanziamento e a quella che altrove ho definito rivoluzione simbolica, cioè lo stravolgimento della parola, del Phanes, il suo inglobamento in Zeus, la ratio, il discorso, parallelamente al diffondersi del mondo stanziale, cioè del villaggio, germe della città, dell'agricoltura, dell'allevamento, della società, che prende per inglobamento il posto dei gruppi paleolitici itineranti dediti alla caccia e alla raccolta, dell'economia di produzione sistematica, delle gerarchie quindi di veri e propri dei, di sacerdozi strettamente legati ai sovrani, di corti o di capitali più o meno fortificate, di legislazioni, della divisione in classi e caste, e l'ultima ma non ultima della demografia. L'impositiva moltiplicazione degli esseri umani oltre che degli animali e l'aumento della produttività e di conseguenza del potere di sovrani e reggitori. In pari tempo venne in essere la guerra, sistematizzazione della violenza per impadronirsi di vantaggi, terreni, pascoli migliori per esempio. Nella fase iniziale del processo, profilatosi in Eurasia, nella mezzaluna fertile tra il Mediterraneo e l'Eufrate verso il 15.000 a.C., a essere dotata di straordinaria valenza e significanza fu la donna, che già durante il Paleolitico appariva portatrice di particolari potenzialità, se non altro perché assicurava la sopravvivenza del gruppo umano. Nella fase dello stanziamento, cioè della proiezione nella sfera extraumana delle articolazioni del mondo umano, vale a dire del processo di formazione delle credenze religiose, era inevitabile che la donna, o meglio la funzione attribuitale, e che del resto non poteva venirle sottratta né sminuita, venisse divinizzata. Ma la sua divinizzazione, cioè l'attribuzione di poteri extraumani, fu preceduta da un'esaltazione a divinità di alcuni specifici animali o figure zoomorfe con attributi umani, animali che avevano avuto importanza centrale, in primo luogo alimentare, già per i cacciatori itineranti e adesso la conservavano per gli agricoltori e allevatori stanziali. Per i cacciatori le bestie erano collettivamente dotate di perennità. I loro osami erano fonte, se non altro, di arnesi indispensabili. Ma anche gli osami umani comprovavano, con la loro parziale indistruttibilità, una sopravvivenza collettiva. Ed essendo della stessa natura, solidità, durata delle ossa della terra, cioè sassi, rocce, grotte, testimoniavano della forza della trasmissione della vita al di là dei decessi. Altrettanto inevitabile era che, nella fase di divinizzazione o sacralizzazione a venire, esaltati e collocati in una sfera superiore all'umana,
fossero animali particolarmente virtuosi e vistosi, molto prolifici e utili, oltre che dotati di particolare forza e pericolosità. Il potere, invenzione neolitica, progressiva attribuzione di valenze superiori a persone di sesso maschile che già esercitavano una funzione predominante in campo agricolo e nelle imprese belliche, di rapina, taglio delle teste, atti di cannibalismo, eccetera, ha dato poi l'avvio ad un processo di crescente detronizzazione della donna già durante il proto-neolitico, anche se le più antiche tradizioni rimasero tuttavia largamente conservate in Europa, nelle isole Egee, a Creta e in altre zone del Mediterraneo centrale e occidentale. Una delle figure femminili che ebbe parte importantissima nello sviluppo della religiosità ufficiale rivelata fu in queste zone la dea egizia Iside, dalla quale i cristiani avrebbero poi dedotto, con pochissimi cambiamenti, la figura della Madonna. Al di fuori degli ambiti di questione, l'immagine religiosa femminile si eclissò in ampia misura per lasciare il posto all'immagine virile, dapprima in forma di una semplice stele, menhir, o palo posto a guardia dei campi, il Priapo, poi in figura di un dio antropomorfo in piedi su un toro, evidentemente da lui dominato e domato. Durante il Neolitico scomparvero così le dee parteogenetiche e nella nebulosità di ricordi ancestrali si perdettero l'idea e le figure di dee che si autogeneravano senza il ricorso all'inseminazione maschile, simboleggiata elettivamente dalla madre terra, metafora del suolo che risorge continuamente da se stesso. Nel nostro emisfero in primavera, dopo ogni aratura o falciatura. Per limitarne il potere esclusivo, molti agricoltori ricorsero alla cerimonia simbolica nel congiungimento di maschi umani con i solchi, i prati, i terreni ancora incolti, negli allevatori al congiungimento rituale di re o sacerdoti con animali, onde incrementare la fertilità del gregge o del branco. Le dee partogenetiche divennero spose e figlie. Il potere generativo fu attribuito al maschio al punto che più tardi, nella Grecia ormai classica, Atena fu fatta nascere dal cervello di Zeus. In ogni regione d'Europa e in larga parte nell'Asia, la madre terra perdette la capacità di generare la vita della pianta senza il rapporto sessuale con il dio del tuono o il dio del cielo. Noto di passata che un residuo delle iniziali divinità bestie si ritrovava nelle simbolizzazioni zoomorfe degli evangelisti cristiani. Giovanni come l'aquila, Marco il leone, Luca il vitello, Matteo animale a volto umano, lo stesso Gesù quale agnello. La donna venne domesticata, ridotta alla condizione di inferiorità e sudditanza, e in alcune zone dell'Africa, non selvaggia ma agricola, è tuttora ridotta al rango di bestia da lavoro. Le venne affidato, oltre al compito di conservare gli alimenti, di provvedere alla dimora e di fabbricare oggetti all'uso immediato e di specifici ornamenti. Anche e soprattutto quello di generare, cioè produrre esseri destinati, come tutti, alla morte. Di conseguenza fu molto spesso ridotta al rango di divinità ctonica, Persefone per esempio, oppure di presenza insieme procreatrice e distruttrice, come Kali in India, e in genere di custode dei morti, funzione simboleggiata per esempio dalle Domus degli Anas della Sardegna. Se il Neolitico ha comportato un cambiamento della mentalità, si è verificata anche una trasformazione a livello delle emozioni e dei sentimenti. La manifestazione più palese se n'è data dal diverso atteggiamento verso la Siva, le zone del mondo di arduo accesso, selvagge, popolate da animali non assuditati, non domesticati, spesso anzi pericolosi. Se i residui selvaggi, i primitivi, continuarono ad abitare le selve e luoghi senza precisa denominazione, cioè senza storia, pigmei per esempio, i civilizzati, gli stanziali, produttori della propria sussistenza, elaboratori di favole leggendarie della sacralità, si chiusero peritosamente in abitati circostanti, circondati da mura a protezione, più che da nemici spesso inesistenti o potenziali, ma abitati in altri luoghi, da figure fantasmatiche e mostruose, chimere, sirene, uccelli rapaci, simboli di morte, draghi, serpenti fecondatori, eccetera. Luoghi fortificati dunque che divennero anche punti di partenza di spedizioni aggressive, germi insomma delle future città da guerra. Attorno al 1100 a.C. il culto di Zeus a Olimpia sostituì quello della dea della fertilità Demetra. I primi giochi panellenici si tennero ad Olimpia nel 776, anno dal quale i greci facevano risalire l'inizio della storia e la fine dei primordi. Nei secoli immediatamente precedenti la nascita di Cristo,
Si aveva pertanto una situazione che si può così sintetizzare, con tutti gli errori e le approssimazioni che necessariamente comporta una semplificazione del genere. In gran parte dell'Eurasia, e certamente anche nell'Africa mediterranea, predominavano, e le eccezioni erano ormai rarissime, religioni fallocratiche, corrispondente alla formazione di regni autonomi o infeudati a regni maggiori o imperi, incentrati su città, capitali, per lo più murate. L'economia prevalente si basava sull'agricoltura, sull'allevamento, sugli scambi commerciali, su attività artigianali già in fase di industrializzazione e sullo sfruttamento in ampia misura del lavoro servile. Ne conseguivano incrementi della repressione, obbligatorietà a ritualizzazione delle pratiche religiose, ma anche ribellismi, fughe per sottrarsi alle prevaricazioni dei potenti, formazioni di comunità di eraietti o marginali, dissidenti o aspiranti a forme di organizzazione comunitaria e di religiosità spontanee, sottratte alle esigenze delle teocrazie, della rigidità di legislazioni e di sacerdozi, e soprattutto si assisteva al crescere impetuoso della speranza di redenzioni e liberazioni. Fenomeno in larga misura dovuto alla predicazione di nuovi interpreti, contestatori e riformatori delle tradizioni religiose ufficiali, cioè di profeti, che annunciavano la comparsa di figure divine reiteranti, le apparizioni dei primordi, figli del cielo o frutto di eventi straordinari capaci di produrre profonde, definitive metamorfosi della condizione umana, divinità che ricreassero il mondo, come Zeus che aveva inglobato Fanes, e che dunque impartissero un nuovo inizio al divenire. Concezioni che avrebbero riprodotto il transito della realtà supposamente originaria, il caos tenebroso, inumano, e la supposta peccaminosità delle informe, a una nuova aurora, un mondo diverso, incontaminato e puro. Al bene universale, o perlomeno al bene di una comunità, nel caso del giudaismo o quella di Israele, necessariamente il nuovo apparso, il Salvatore, avrebbe scacciato e distrutto i portatori delle vecchie concezioni segnando la fine dei tempi, le apocalissi dei testi giudaici. Per inciso, ogni religione, inevitabilmente persecutrice, violenta, bellicosa, portatrice di guerra, già solo per il fatto di proporsi come detentrice dell'assoluta e incontrovertibile verità. Ormai da millenni aveva del resto corso l'idea di una duplicità fondamentale dell'essere umano, composta da anima e corpo. Una la parte eletta, tesa alle aspettative del nuovo regno, del beneficio sovrano vittorioso, l'altra la parte preda di basse brame detestabili. L'avvento, la comparsa del figlio del cielo, il liberatore, avrebbe comportato lo sterminio dei peccatori, schiavi della detestabile corporeità e dei loro capi e sovrani. Il nuovo mondo sarebbe stato quello degli eletti, assertori della verità e dell'inutabile. Distruzione e rinascita dunque, come del resto in ogni nuova religione, in ogni riproposizione del mitema fondamentale. È la visione centrale di tutte le religioni che vengono definite e rivelate, tali per bocca e azioni di profeti e veggenti dediti appunto a rivelare i segni del futuro, radioso avvenire al quale prepararsi soprattutto mediante pratiche lustrali, purificatorie, simbolica promessa dell'affrancamento definitivo. Promesse, le loro, successivamente accolte e dogmatizzate dai culti ufficiali, quando non venissero stigmatizzate e perseguitate come assurde e dannose fantasie, pericolose per l'ordine pubblico e in contrasto con credenze saldamente radicate. Il convertito, il neocredente, doveva dunque comprovare a se stesso in primo luogo di essersi sbarazzato delle scellerate scorie della bassa corporeità. Gli si chiedeva pertanto di lavarsi simbolicamente dalle errate convinzioni che mettevano a repentaglio la salvezza dell'anima, entità indebolita dalla prigionia del corpo e la carnalità è dunque esposta alle tentazioni, mediante un'immersione in acque santificati, il battesimo, oppure sacrificando una parte di sé, circoncisione o altre pratiche di cruentazione, di edificante beatificante sofferenza. Con ciò il neoconvertito si iscriveva nel novero di quelli che in seguito, dai cristiani, sarebbero stati chiamati catecumeni, catecumenos, catechizzato, preparato, addestrato. Era dunque inevitabile che nel mondo premediterraneo si manifestassero nuove e impetuose forme di religiosità, proprio perché era carico di esoterismo, di brame e speranze di salvezza,
E lo era in particolare la Palestina, abitata da ebrei che auspicavano l'apparizione di un salvatore destinato a liberare Israele dalla sudditanza a poteri estranei. I sorani che avevano inglobato lo Stato di Giudea, i Seleucidi di Macedonia e in seguito l'egemonia, la sovranità e la dominazione romana. E questi ebrei si erano raccolti in comunità isolate, secluse e eremitiche. In attesa che apparisse il liberatore, non di rado si preparavano o esplicitamente si dedicavano ad atti di ribellione di vario genere, o perlomeno di rifiuto e contestazioni. Soprattutto compilavano testi che erano altrettanti codici dell'aspettativa, contenenti profezie, norme di comportamento, di preparazione al grande evento, ma anche regole di combattimento. Testi che sono diventati celeberrimi con il nome di manoscritti del Mar Morto o del Qumran. Come si è detto, il mitema dell'apparso, che, ripeto, è la parola incausata, originaria proprio in quanto priva di origine, tende necessariamente a farsi racconto. Una narrazione, il Natale, che articola le vicende dell'aspettativa e della comparsa effettiva, presuntamente letterale, reale, incarnazione del Figlio del Cielo. E come ho sottolineato, non c'è concezione religiosa che possa estrarre da questa rappresentazione. Ciascuna religione è letteralista. Il Figlio, a volte i figli del cielo, possono anche semplicemente apparire come il Tagete degli Etruschi, che sbuca dai solchi di un campo, bambino privo di genitori, con i capelli candidi dei sapienti, e va nella Dedacopoli a insegnare i principi della civiltà. Gli abitanti del Perù, gli indiani delle cronache del conquistatore spagnoli, e mi riferisco in particolare ai commentari degli Incas e alla storia generale del Perù di Gialeasco della Vega e Inca, e nella loro prima età e antica pagania, quando erano poco più di bestie domestiche di altri assai peggiori che fiere selvatiche, avevano idoli locali, una varietà di dei, e incapaci di elevare pensieri a cose invisibili, adoravano ciò che vedevano: erbe, piante, fiori, alberi di ogni specie, alti colli, grandi rocce e fessure tra esse, profonde caverne, ciottoli e pietruzze. Adoravano la pietra smeralda, diversi animali, alcuni per la loro ferocia, per tal motivo tenendoli essi per dei, altri per la loro astuzia, come la volpe e le scimmie, il cane per la sua lealtà e nobiltà, il gatto selvatico per la sua agilità, l'uccello che essi chiamavano Kuntur, Condor, per la sua grandezza, e le aquile, che erano ritenuti divini da certe nazioni perché dall'uno come dalle altre si vantavano di discendere. I gruppi o tribù di cui parla Galcislasco, e che evidentemente erano post-neolitici, stanziali, agricoltori, allevatori, a partire dal 1000-1200 d.C. vennero assuditati e inglobati dagli Incas, che diedero così vita ad un impero relativamente unitario. Una struttura statale giustificata da ideologie sistematicamente articolate, un leggendario di cui facevano parte integrante una cosmologia e l'imposizione di una religione dogmatica. Stando alla leggenda sacra riferita da Gialeasco, gli Incas si consideravano figli del sole, il dio Viracocha, discendenti tutti da quattro antenati fratelli, due maschi e due femmine, inviati dal sole sulla terra per salvare gli uomini, cioè distoglierli dagli antichi dei, quelli di entità statali o prestatali più o meno organizzate, o dalle primordiali presenze, gli spiriti delle etnie selvagge. Gli Incas avrebbero così imposto una religione quasi monoteistica, ma il dio supremo, il sole, Viracocha, era accompagnato da altri personaggi divini e semidivini, di cui erano i veicoli, gli interpreti e gli amantuas, più che sacerdoti, maghi, indovini e soprattutto profeti. Codesti figli del cielo, i quattro antenati, erano usciti dalle grotte del lago Titicaca, e in questo caso non si ha presenza di una madre, bensì di una grotta grembo. La roccia, lo si è già detto, è il locus originario di molte figure divine, di cui più ampiamente in seguito. Ai fini della presente esposizione, scarsa o nulla importanza hanno i singoli eventi, i racconti delle teogonie. Ne ha invece fondamentale il mitema, l'apparizione, il Natale, con la sua costante collocazione in illud tempus, il tempo sacro, vicino o lontano, in cui le cose si sono verificate una volta per tutte, e sarebbe insomma l'equivalente del Dreamtime degli aborigeni australiani. E come sempre in questi casi, l'apparso o gli apparsi
ripetono la genesi delle divinità precedenti che distruggono, integrano o detronizzano e sostituiscono. Un'altra figura mitologica apparentemente senza una madre è l'eroe, inventore o inauguratore del Kuna, delle isole del Pacifico occidentale, la Nuova Britannia. L'eroe, demiurgo, assunto alla divinità per particolari qualità straordinarie, è Tukusikuna di Dugumenu, isola a occidente del Wokladk. All'inizio è un povero storpio che si muove con tanta difficoltà. Con le sue due figlie devono caricarlo a bordo della canoa con la quale si recano ad un'altra isola in cerca di particolari alimenti. In sogno, nel suo Dreamtime, Kukushikuna apprende che nella leggendaria terra di Kokopawa, posta in un lontano nord, locus elettivo dal quale in tutt'altro contesto culturale proviene, tra l'altro, l'Apollo originario, c'è un flauto magico. L'eroe se ne impadronisce e, suonandolo, si trasforma in un giovane di splendente bellezza. Le donne abbandonano mariti e figli per unirsi a lui, ciò che provoca la collera dei maschi della tribù che tentano di ucciderlo e, non riuscendoci, lo costringono a fatiche degne di Ercole. L'eroe, Leo, supera tutte, trionfando ed entrando nella leggenda. Essere luminoso al punto da essere visto a grandi distanza, si insedia nell'isola di Gumasila e vecchio scompare oltre l'orizzonte o, secondo altre versioni, ascende in cielo. Sempre stando agli indigeni delle isole del Kuna, il mondo fu popolato all'origine da schiere di giovanetti sbucati all'improvviso dal sottosuolo. La figura dell'eroe giovinetto o infante che sorge da un limbo o una zona indifferenziata, mondo sotterraneo, grotta, caverna, solco di un campo, roccia o mondo idrico, lago, fiume, mare, eccetera, la si trova per esempio in Africa nella favola delle Teirel, strega che pretende di divorare i figli delle sette mogli del grande cacciatore. La settima si rifiuta di acconsentire e si nasconde in una buca sotterranea dove partorisce senza intervento maschile un bambino, che era già forte e robusto quando nacque. Il bambino cresce, viene alla luce del sole e compie mirabili imprese, liberando la madre dai lacci dell'incantesimo. Sono innumerevoli le somiglianze tra queste e altre favole, tutte derivazioni o riduzioni del mitema. Per esempio, tra la figura di Zeus della mitologia greca e quella indiana di Narayama, colui che abita nelle acque, come pure tra il dio fanciullo dei Vulghi e il futuro re della Karelia, figlio del Kalevala, della vergine Mariatta. Torna qui opportuno un inciso sulla letteralizzazione, vale a dire la padronanza del fantasma, la gestione dell'evento faulistico come se appartenesse alla realtà del mondo. In altre parole, la sistemizzazione a opera dell'ontologia, la ricerca della sicurezza, della rinuncia al rischio e quindi l'asserzione di un'origine precisa, ufficiale e pertanto l'istituzione del tempo, come entità tangibile, con un principio e una fine, controllabile, esorcizzabile e insieme fatale, per supremo decreto. Le eparche della religione greca. La traduzione, insomma, dell'accadente in naturalistico. Processo al quale non si sottrae neppure il locus da cui proviene l'apparso. Il Cristo viene fatto nascere, cioè apparire attraverso una donna vergine che presta il proprio utero alla divinità, l'equivalente post-neolitico della madre terra semprevergine, in un topos particolarmente significativo, una mangiatoia a Betlemme, cioè casa del pane. C'è il luogo del culto di Adone e Tammuz, introdotto dall'imperatore Adriano e dunque certificato. E il Cristo viene deposto sulla paglia, tipica umile umiposizio, di molte nascite di figli del cielo. Microsomica replica della creazione del mondo raccontata nel Genesi. All'invenzione divinità viene così attribuita un'esistenza terrena e ne deriva l'idea di una religione naturale, della ragione come luce divinamente naturale, ben diversa dalla tenebre dei primordi, fonte di ogni conoscenza, fondamento della morale universale. Un essere supremo, e poco importa che sia unitario, monocrate o suddiviso in più persone, che detta le leggi della natura. Un dio geometra, un dio legislatore, quello che in certe incisioni di William Blake compare munito di clessidra. Un dio orologiaio. Il mitema o mitologema, la sorgente del racconto mitico o mitologico, viene vissuto come ens, di cui si impadronisce il potere, né la condizione, facendone dogma. Il dogma esige la certezza del tempo e dovrà pertanto indicare
a giustificazione e conferma del potere, eventi naturali che rendano plausibile e verificabile la fabula, donde, nel caso qui in esame, l'insistenza delle chiese cristiane sulla storicità del Cristo. La nascita del fanciullo Dio trova così esatta corrispondenza nell'evidenza del nascere, crescere, perire, o immortalarsi con l'ascesa al cielo, oppure nel sorgere, culminare e tramontare del sole, o ancora in quella del roteare delle costellazioni, dell'avvicendarsi delle stagioni del giorno e della notte, delle fasi lunari. Tutti fenomeni di palese evidenza che sono a loro volta creati dalla divinità di cui l'apparso è un figlio di una emanazione. Accade così che il dio egizio Re o Ra sia il sole, la somma realtà visibile che non ha bisogno di simboli ma anzi li determina tutti. È infatti il sovrano e i simboli e i rituali sono altrettanti dispositivi del suo culto. Ra è, come vedremo più avanti, tutti gli eroi del mitogema. Hanno nemici che congiurano alla loro soppressione e detronizzazioni, pericoli ai quali si sottraggono per virtù propria o con l'ausilio di altre potenze celesti o octonie. Così Ra, sul piano teologico, aveva un concorrente in Amon, la cui futura mitologia divenne preponderante. Ra sopravvisse, venne forse assimilato da Amon, ma continuò a essere presente. Impossibile accantonare definitivamente il dio che regna con tanta visibilità nel cielo dell'Egitto. Ma Ra nottetempo scompariva, viaggiava sulla barca della notte e di sotto della terra, minacciato di inghiottimento dalle potenze delle tenebre. Impossibile anche togliere alle divinità il loro doppio, Dio e Satana, o il suo equivalente nelle religioni rivelate. Durante l'eclissi notturno del Dio Supremo, gli animali cadevano in letargo per danzare di gioia al suo riapparire, quando Ra saliva sulla barca del giorno che sarebbe andato veleggiando in cielo fino al tramonto. Si noti che la notte, il pericolo e il rischio, è assai spesso femminile. La madre è nascita ma anche morte, ma il fantasma materno è anche la sicurezza, l'approdo salvifico. Nella cosmogenesi egizia, Shu, dio dell'aria, regge con entrambe le mani il corpo disseminato di stelle di Nut, dea del cielo, curva ad arco su Keb, il dio della terra, che è un gigante prostrato ai piedi di Shu, in attesa della liberazione, cioè della sollevazione del cielo. Fantasma moderno opprimente. In un mito Maori, in Nuova Zelanda, cielo e terra, donna e uomo, giacquero a lungo abbracciati, finché il frutto della loro unione, sentendosi a disagio fra i due, con uno sforzo poderoso li separò. Il dio comprova la propria possanza sottraendosi alle insidie dei nemici. E quanto sostiene la forma favola, derivata dal racconto mitico o a esso contemporanea, con un'aggiunta importante. Mentre il mitema non si traduce in un discorso ben definito, e ciò che conta è l'apparizione, il Natale, e le imprese dell'eroe sono implicite, sottintese sia pur vagamente, già nel suo manifestarsi. Il divino si sottrae alle contingenze umane, e i personaggi della favola o fiaba, sono sinonimi, affrontano ostacoli e minacce che superano trionfandolo, però con l'aiuto di potenze magiche, o di grandi personaggi terreni, re, principi, valenti, cavalieri. L'eroe mitico è dotato invece di capacità implicite, tali da bastargli per sottrarsi ai pericoli senza aiuti esterni. Si usa dire che la favola ha una morale, che però non è etica, è mos, costume, chiamato a convalidare appunto il carattere salvifico del potere. Alla luce di quanto si è detto finora, si può senz'altro parlare di concordanze, a volte identificazione del mitema del fanciullo Dio con la mitologia solare. E si spiega. Per esempio, letteralizzare, rendere comprensibile, dogmatizzare e dunque imporre una visione così crepuscolare come l'apparizione per farla coincidere col sovrumano e rendere necessaria la credenza del divino. E occorreva e occorre attribuire all'apparso un'esistenza concreta, e insieme farne una metafora delle leggi naturali di immediata percezione. Il ciclo solare era a tal punto palese da permettere che il mitema, che viene dal sogno, dal dream time, dall'inconscio, dalla rivelazione a occhi non oblubinati delle contingenze e occorrenze della quotidianità, fosse l'autore di eventi che conferissero un senso all'esistenza, che fossero razionalmente e logicamente spiegabili. Il rischio dell'esistere veniva così convertito in pericolo dell'altro, e l'altro veniva conferita una concretezza,
quella stessa della tangibilità, immediata visibilità e palpabilità delle cose. Il mitema doveva venire convertito in res, in oggetto visibile anche di giorno, e di notte soltanto provvisoriamente celato, ma di sicura presenza. Il sole, la luce, era senz'altro l'oggetto credenza più immediato, ma i traduttori, e i teologi sono traduttori degli eventi in logico-discorsività, in letteralismi, in catene di cause ed effetti, potevano e possono far ricorso anche ad altre evidenze. L'uovo cosmico, per esempio, è ancora il motivo della madre e del padre, oppure all'apparizione di nanetti, ometti, schiere di fanciulli, giovani guerrieri, eroi senza ascendenze. Ad altrettante rappresentazioni di un al di là, di cui l'al di qua fosse una confermante immagine, l'al di là come sede della verità. Parlare dunque di fanciulli dei come umanazione del sole, oppure di esseri prorompenti da un uovo o guscio, è un'invenzione che dipenderà da molte circostanze. In primo luogo il suo inserimento in una mitologia pregressa, oppure situazioni sociopolitiche di vario genere, e in ogni caso da un'aspettativa e da una speranza, dalla persuasione che il tempo presenti discontinuità, nodi in corrispondenza dei quali debba verificarsi qualcosa,